Due giorni incentrata sul tema della pace e della risoluzione dei conflitti che ha visto sfilare nel centro della cittadella di Rondine alcune fra le massime autorità toscane ed europee. Un doppio incontro con grandi protagonisti quali il presidente della regione toscana Enrico Rossi, la vicepresidente della Camera Rosi Bindi, il vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Riccardo Migliori e tanti altri. Estremamente ricco e ambizioso il programma dell'iniziativa in cantiere che ha visto la sigla di intese, la condivisione di progetti e lo sguardo alle possibili azioni da sviluppare in futuro. Si è cominciato venerdì 18 con la conferenza Toscana in Europa, Rondine concretamente pace, nella quale il presidente Rossi ha annunciato l'ingresso della regione nella Fondazione di Comunità per Rondine, uno strumento per dialogare con il mondo sui temi della riconciliazione che annovera tra i soci fondatori il comune e la provincia di Arezzo e la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Noi credo che dobbiamo come regione toscana supportare tutto ciò che prepara un futuro di pace e di fratellanza. E si può fare anche mettendo piccoli semi come si fa qui, perché questi semi poi possano dar vita ad un grande albero. Noi non possiamo ritenere che ci sia futuro se non si sviluppa la fratellanza e la pace fra i popoli. Il confronto, il dialogo in un ambiente come questo produce molte persone che poi a questa fratellanza e a questo dialogo sono abituate. La Toscana è partita già più di un decennio fa con questa iniziativa, c'è un contributo importante da parte, come posso dire, di uomini di buona volontà. È stato recuperato uno spazio, io ho avuto modo di incontrare anche i ragazzi che partecipano a questa esperienza. Mi sembra che sia un modo serio, concreto per costruire la pace. È un momento in cui cerchiamo di mettere in luce le radici che hanno ispirato Rondine e che sostengono Rondine. Sono radici della cultura toscana, non solo, ma certamente toscana, nei luoghi santi, nelle grandi figure di riferimento, delle culture diverse, culture laiche, cultura religiosa, che hanno consentito a Rondine di esprimersi in tutta anche la sua forza e la sua visibilità. Quindi un primo momento in cui si parlerà, per così dire, toscano, e poi un secondo momento in cui europarlamentari rigorosamente bipartisan, perché Rondine riscuote consensi che vanno al di là delle appartenenze politiche, si incontrano con Rondine e prenderanno un impegno solenne di portare Rondine, il suo messaggio e il suo impegno concreto per il Caucaso in Europa. Presente all'incontro in qualità di presidente della Conferenza Episcopale Toscana anche Monsignor Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, che ha portato la propria approfondita riflessione e il pieno sostegno a Rondine dei vescovi toscani. Il terreno su cui queste iniziative sono nate è il terreno della fede, per cui allargandosi pure a un impegno civile, però non dimenticano mai quella che è la loro origine. E quindi la Chiesa sta naturalmente vicina a Rondine e alle sue proposte di pace per i giovani e per il mondo. Questa è l'esperienza di ogni cristiano, il fatto cioè che noi stiamo dentro a una realtà che è una realtà per se stessa universale, o meglio ancora cattolica. Cattolico significa appunto di tutto il mondo, di tutta la realtà dell'universo. Questa proiezione quindi, che non mette confini ma fa di ciascuno di noi l'appartenente ad una famiglia che è una famiglia universale, e questo spinge appunto l'esperienza cristiana a allargare lo sguardo a tutti i luoghi in cui la pace e la comunione tra i popoli hanno bisogno di essere sostenuti. Sabato 19 febbraio, grazie al sostegno di 52 europarlamentari, è nato il comitato Rondine Europa.
Al termine della tavola rotonda European Union Towards the Caucasus, al quale hanno partecipato alcuni dei principali rappresentanti di varie istituzioni dell'Unione Europea, è emersa la decisione da parte delle autorità presenti di unire le forze in nome di una causa comune, fare del documento in 14 punti per la pace nel Caucaso una proposta elaborata che diventi una risoluzione del Parlamento Europeo. Tra i primi firmatari gli europarlamentari Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Vittorio Prodi, Carlo Casini, David Sassoli, Silvia Costa, Katarina Nevedalova e Riccardo Migliori. I 14 punti rappresentano il cuore del progetto Venti di pace su Caucaso, nato su iniziativa degli studenti di Rondine dopo lo scoppio del conflitto russo-georgiano nel 2008. Il documento è stato approvato all'unanimità dai 150 partecipanti alla prima conferenza internazionale dei popoli del Caucaso nel maggio del 2009 a La Verna. Il comitato Rondine Europa, sostenuto anche da Rosy Bindi, vicepresidente della Camera, ha preso vita con l'entusiasmo dei presenti e cerca adesioni sia tra le istituzioni sia nella società civile italiana ed europea per giungere a Bruxelles e Strasburgo con la massima forza possibile. A Rondine può succedere di tutto, perché a Rondine si è capaci di tutto, anche di sfidare l'impossibile. Questa è una sorta di Nazioni Unite del Valdarno. Qui si respira un'atmosfera e un clima di pace non statica ma dinamica, e mi aspetto che i colleghi del Parlamento europeo facciano quello che i parlamentari dell'OSCE, dei 56 parlamenti diversi di Europa, d'America e di Russia hanno fatto in questi anni: una grande fiducia nelle capacità della diplomazia popolare, perché la diplomazia parlamentare rappresenta i popoli, ma la diplomazia popolare è la diplomazia diretta dei popoli. Poi c'è la diplomazia di serie A, la diplomazia intergovernativa, ma senza la diplomazia popolare, la diplomazia parlamentare si va da poche parti. Quindi siamo qui per cercare l'orientamento. È già stato fatto molto e penso si farà anche in futuro. Io credo che qui si sia capito come l'odio sia così diffuso in certe parti e che c'è bisogno di un'azione forte. E l'odio non si combatte con la tolleranza, che pure è un valore evidentemente, ma l'odio si può soltanto superare attraverso la consapevolezza dell'apporto che l'altro può dare a un mio arricchimento. Quindi l'opposto dell'odio è l'aspettativa di un contributo, e questo è credo la più grande testimonianza che Rondine può dare a tutti questi problemi, e in questo modo fattivo, ecco, di avvicinare e quindi di fare saltare fuori le persone che sanno interagire fra loro e sanno arricchirsi vicendevolmente. Ecco, e vista dal Parlamento europeo, questo è una cosa estremamente positiva, proprio perché noi siamo adesso in una condizione di interdipendenza a livello globale, cioè ci sono tante cose in comune, nessuno può andare avanti da solo e c'è bisogno di una decisione di lasciare i propri egoismi e di trovare un modo consensuale di gestire questa interdipendenza, dal riscaldamento globale alla limitazione delle risorse naturali e quindi alla necessità di gestirle consensualmente. Ecco, tutto questo ha bisogno anche di esempi, e io sono qui per questo. Come sempre, un sogno che tenta di prendere corpo, che è fatta di un sacco di ragazzi giovani, che in fondo è tutta la vostra generazione, che ci dà coraggio di muoverci tutti insieme, perché sappiamo che c'è un futuro e il futuro sarà scritto diverso e bello nella misura che ci svegliamo un po' e facciamo tutti la nostra parte.
Magnifica, 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 magnifica.